In questo video mi trovo in Sri Lanka per scoprire cosa renda questo paese una delle mete più ambite degli ultimi tempi. Oltre a esplorare luoghi meno conosciuti e più autentici, andrò alla ricerca di modi alternativi per godersi appieno anche le principali attrazioni turistiche. A cominciare da un'esperienza che mi ha lasciato letteralmente senza fiato. Ci troviamo ad Ambulawawa, nella parte centro-ovest dell'isola. E se soffrite di vertigini, vi consiglio di guardare altrove. Mi trovo ai piedi della torre di Ambulawawa. Guardate. Allora, su in cima. Questa struttura che si arrampica verso il cielo è alta ben 48 metri e offre un punto di vista sulla valle a 360 gradi. Ok. Arrivati a questo punto, le scale interne si interrompono. Bisogna proseguire all'esterno. Allora, la cosa più difficoltosa, al netto devo soffrire o meno di vertigini, io non ci soffro, ma vi assicuro che è una sensazione non propriamente gradevole, è il passaggio, perché è veramente, veramente stretto. Guardate. E quando ci si trova in quei punti così stretti, bisogna proprio aggrapparsi al parapetto. E la sensazione è di essere spinti nel vuoto. Una vista pazzesca. Passato il momento di adrenalina, si può visitare il complesso multireligioso di cui la torre fa parte. Qui si vede molto bene, è una chiesa cristiana di matrice però indiana. Questo è un tempio induista, lo stile è quello del Tamil Nadu, ovvero ipercolorato. Mi piacciono tantissimo questi templi qua. E questa è una moschea. La parte più a sud dell'isola invece offre un'attività veramente sorprendente. Allora, l'avreste mai detto che si poteva fare un safari in Sri Lanka? E tra l'altro quello che sto facendo è un safari molto poco turistico, perché sono nella zona di Yala, nel sud, e ho grandi aspettative per questo posto, perché là si possono vedere tanti animali, tra cui dei leopardi. Vediamo un po'. Il primo incontro del safari non è andato proprio come previsto. Non è vero. Ciao ferro, cucciolo. Ma appena ci siamo addentrati nella fitta giungla dello Yala, gli avvistamenti si sono fatti sempre più interessanti. Ad ogni possibile incontro con la fauna del posto, i ranger spengono il motore e la giungla torna a farsi sentire. Non abbiamo visto neanche un leopardo. In compenso, uscendo dal parco dove mi trovo adesso, siamo fermi sulla strada, niente, si è parato davanti a noi un elefante. Allora, dopo il bellissimo safari sono partito in direzione Ella, dove mi trovo adesso, posto molto turistico ma piacevole. Quello che si può fare, che è fighissima, è una delle cartoline dello Sri Lanka, e andare a vedere il ponte dai 9 archi. Anche se è una turistata, devo ammettere che quello che stanno vedendo i miei occhi in gasa parecchio, guardate. Questo ponte, immerso nella vegetazione, è una cartolina classica dello Sri Lanka, ma vi svelo un modo meno conosciuto per apprezzarlo al meglio. È molto turistico ma estremamente fotogenico, quindi vale assolutamente la pena, se passate di qua, a farci un salto. Quello che vi consiglio, non venite direttamente sul ponte, perché i tuk-tuk vi chiedono un sacco di soldi. Chiedete ai tuk-tuk di portarvi nei caffè, perché loro pigliano la commissione, vi fanno pagare meno e siete in un posto super bello per la vista. E un bel caffettino è proprio quello che ci vuole prima della partenza. Non avendo prenotato, tuttavia, non sono riuscito ad avere la carrozza panoramica. Quindi non so se riuscirò a mostrarvi i paesaggi. Io ci provo. La tratta che sto percorrendo porta da Ella a Kandy ed è considerata uno dei viaggi su rotaia più belli del mondo. Questo treno in particolare è famoso per viaggiare con le porte aperte. E che fai? Te ne privi? Mi trovo nei giardini botanici di Kandy. Qui si possono trovare più di 4.000 specie tra piante e alberi e fiori.
Guardate quanto è alta questa pianta. È abbastanza unico nel suo genere perché qui siamo a circa 500 metri di altitudine sul livello del mare. E fatto sta che si genera un clima molto mediterraneo e permette appunto di crescere piante da tutto il mondo. Come vedete c'è un sacco di scolaresche che vengono qui proprio a imparare le differenti piante del mondo. Un piccolo viaggio nel mondo per loro. Visitando i luoghi più sacri di questa città ho fatto una scoperta davvero insolita. Kandy è la capitale spirituale dello Sri Lanka e in questo momento sto camminando all'interno del Tempio del Dente del Buddha. Ora non so se riuscirò a vedere questo dente, però il posto è molto bello. La cosa particolarissima qua è che non posso fare video in questo modo quando sono dentro i templi. Cioè non posso inquadrare me e nello stesso tempo inquadrare quello che c'è dietro. Non era mai capitata sta cosa, di solito vietano le fotografie, i video qua. No, non vietano nulla, ma non ci deve essere una persona in mezzo. In pratica, dare le spalle a statue o affreschi del Buddha è considerata un'offesa alla divinità. Quando vi trovate in questi posti, niente selfie. Quello che vedete alle mie spalle è l'albero di Bodhi, è l'albero sacro a Buddha. E troverete praticamente sempre in questa zona del mondo, nel subcontinente indiano, vengono sempre chiusi e venerati. Spesso ci costruiscono dei templi vicino o delle stupe, come in questo caso. In realtà l'albero simboleggia il risveglio in qualche modo, quindi riuscire a capire la verità che va oltre le apparenze. E a proposito di piante famose qui, ce n'è un'altra di cui vorrei parlare un attimo. Il tè è uno dei principali prodotti dello Sri Lanka, per cui lo Sri Lanka è famoso in tutto il mondo. Sicuramente vi sarà capitato, quando prendete una bustina di tè, spesso trovate Ceylon Tea, ovvero il tè dello Sri Lanka. Sono nel museo più importante della nazione, cerchiamo di scoprirne qualcosa in più. Qui vediamo i vari differenti tè. I più pregiati sono il Silver e il Golden, che sono delle vere e proprie foglie. Qui si vedono molto bene i differenti gradienti di colori per ogni tè. Estremamente interessante il rapporto: ogni 4 kg di foglie viene fatto un chilo di tè, quindi 4 a 1. Beh, non è male, pensavo peggio. Thank you. È arrivato il momento dell'assaggio del Golden, che è il più pregiato in assoluto. Il profumo è appena appena accennato. Molto buono, si sente tantissimo la foglia in qualche modo. Top. La tappa successiva del mio viaggio è un luogo che mi ha sinceramente stupito. Ci troviamo ad Ambulla, dove ho vissuto uno di quei rari momenti in cui pensi wow. Il tempio ricavato dentro questa montagna è suddiviso in 5 stanze, ognuna decorata con statue e affreschi di una bellezza straordinaria. E complice la pioggia, ero l'unico all'interno. Guardate il cuscino, che è di roccia, ma sembra soffice, quasi mi voglia di toccarlo. Essendo le stanze ordinate dalla più grande alla più piccola, vi consiglio di visitarle al contrario, dall'ultima alla prima, in modo da apprezzare al massimo il crescendo di bellezza. È arrivato adesso il momento però di portarvi nel posto più famoso di tutto lo Sri Lanka. E sto parlando di una roccia che si erge dalla giungla e in cima c'è i resti di un palazzo, fortezza. Eccola qua, si chiama Sigiriya. Immagino già che ve lo stiate chiedendo e la risposta è sì. Sì. Toccherà salire. La prima parte della salita è già bella impegnativa. Adesso manca l'ultimissima parte, però il preambolo è fighissimo, ovvero le zampe del leone. Qui c'era un leone, c'erano 4 zampe da testa e la testa era aperta, le fauci erano l'ingresso per salire su nella fortezza. Questo è quello che è rimasto. Vai, ultima salita. Eccomi nel punto più alto di Sigiriya. Guardate il paesaggio. Allora, $36 per salire quassù, incontrare una miriade di turisti, subire veramente tanto caldo, salire tanti gradini, credo siano 1200 circa. Ne vale la pena? Yes!
Assolutamente sì. E dopo la soddisfazione di essere arrivato in cima, era ora di soddisfare anche lo stomaco. Allora, sono in un posto super mega local a mangiare il piatto tipico dello Sri Lanka, che è rice and curry. Polpettina, roba grumosa arancione. Assaggiamo il pesciazzo. Fa di pesce. Buono, buono, devo dire veramente gustoso. Conto 1100 rupie, sono circa 3 euro, quindi tanta roba. Veramente cheap mangiare in Sri Lanka, probabilmente mi hanno anche applicato un prezzo da turista, quindi in realtà se andate coi local spendete anche meno. Oggi sono alla scoperta di un altro luogo qua dello Sri Lanka ed è il sito archeologico di Polonnaruwa. È molto molto antico. Cosa bella è che non c'è nessuno. Dopo ieri Sigaria che era presa l'assalto, qui invece regna la pace. E a farsi spazio tra le rovine di questo tempio si trova anche un monumento che sembra provenire da un altro pianeta. Il gran finale, ovvero la grande stupa. Quando entrate in un sito buddista, in una stupa, dovete ovviamente togliervi le scarpe, ma soprattutto dovete camminare in senso orario, non come stanno facendo quei due là. E dopo un intero giro attorno alla stupa, mi sono diretto verso le ultime, imponenti rovine di questo sito. Se c'è una cosa che ho apprezzato dal momento in cui ho messo piede in questo paese è lo scorrere lento della vita di chi lo abita. Un ritmo scandito dalla profonda spiritualità che coinvolge ogni aspetto del quotidiano. L'impressione, infatti, è che il turismo di massa non abbia ancora minimamente intaccato i valori fondamentali di questa nazione. E che oltre agli innumerevoli tesori nascosti che troverete qui, sia ancora possibile apprezzare davvero anche le mete più popolari. Spero quindi che un viaggio qui vi trasmetta la stessa serenità che ho provato io nel vivere l'avventura che avete appena guardato.